Campioncini, bentornati in questo nuovo episodio della Vita in Città 2. Oggi abbiamo da schiudere ben due nuove uova di animali magici, ma sono animali magici che già abbiamo. Questo è l'uovo di Pixie e questo è l'uovo del draghetto. E non solo, oltre che a dover far schiudere queste nuove uova, ricordiamo che questa è quella per la missione magica. Questo è l'uovo per Kendall, il primo uovo che non schiudiamo con la Black Diamond. Le altre ci serviranno per creare le mob box per contenerle all'interno. Quindi ricordiamoci anche di questo piccolo dettaglio. Ma ora distruggiamole perché non è ancora arrivato il momento per poterle far schiudere. Perché dobbiamo prima incontrare Steve Fere e poi dobbiamo incontrare anche Carly perché tanti mi hanno detto che è meglio cercare di comprare delle trappole. Nuove, prima che arrivi un altro attacco da parte del re dei demoni Verso quella zona lì Quindi sicuramente questa qua è una cosa che dobbiamo fare Ma ora andiamo incontro Steve sefere e poi carli Ed eccoli qua quindi i nostri amici Da cui noi vogliamo comprare ben tre black Diamond, eh, dove sono amici? Amici, amici, Stef Fere, buongiorno Guardalo Ehi, ciao buongiorno. Ciao, come va? Eh? Eh, non male cioè, Non mi chiedevo detto eh? che andavamo al negozio no, eh. Perché per passare dal negozio passa dalla mia zona Quindi vi vedo <ride> Eh Stef, è bene sì, eccoci qua Grazie Sappi che io ho un'armatura che è talmente tanto potente Che non mi fai nulla uh -huh. Comunque dicevo, caro buon Stef Devo comprarti tre Black Diamond Devo comprarvi tre Black Diamond. Ok. Mm, allora, devo io non continuare mi a prendere il, fuoco, il prezzo delle sue Black Diamond. 30, dai, su, 30 di argento, dai, su eh, stesso. Interessante, sono dei bei guadagni. Eh, di sono cu, dei, cu, cu. dei bei guadagni, eh, però io aspetta, No, aspetta, dimmi. Avevo un problema. Dimmi, ecco. Eh, che hai preso due Black Diamond Io Ne ho preso io. Eh. io ne una. Allora, sì. Sì. così. Sì. Ok, Se vediamo vedate. quante perché non ne ho perché ho l'inventario pieno. Scusatemi, arrivo, eccomi, ora vi allora. troppa. Eccole qua. Ok. Ne ho ben una. Con me, in questo 2 momento. E 2, 3. 3. Okay, ok, per 90 okay. di argento. Riattivo il magnete. Che dovrebbe essere eh. già preso, in realtà. Ok, okay sì li ho presi okay. stantane... Maddo, Perfetto. Eh, sì è veramente è devastante veramente. sto magnete, comunque, è una ragazzi. Fi, a eh. polvere. Esatto, che... esatto, esatto, esatto. Vorrei sapere quanti soldi abbiamo. Eh, quanti ne hai? 22 monete d'oro. Bravo Stefano, <ride> Io ne ho 10, quindi sono tranquillo. Nel cilill. Beh, lei è messa comunque bene Oh, molto bene, sai, io sono talmente tanto ricco che ho comprato il legno prezioso per fare il pavimento della mia zona di animali magici. E tu vuoi far di quel pavimento, davvero? Sì, son, te l'ho detto, sono talmente ricco. Che sono messo ma così. È vista Stefano. la stalla di casa nostra. Ma tu hai visto? Vieni con me, vieni con me. Perché poi mi allora, dite: Che io non ho soldi. Però tu devi capire una cosa. Steph, vieni con me. Venite eh, con eh, me che eh, vi mostro una cosa eh, fondamentale. Per cacimo, farvi troppo. capire il potere della ricchezza del vostro campioncino. Innanzitutto mm -hmm. ho tutta l'armatura custom, la spada custom. Sono probabilmente l'unico che vi ha comprato l'anello e queste robe qua. Però non ho lo scudo. Sto detto di farmelo centomila volte. Che vuoi da me? Devo trovare una bella idea. Eh, Mi serve tempo. Ok. Poi io, ho la zona degli altri di animali, animali magici. C'ho il mio vista. magazzinone super ricco, magazzino. una casa incredibile. Ho la zona degli animali qua col eh, fienile. E vogliamo parlare di quanto spazio occupi tu da solo in città? <ride> sì, ma cioè, hai capito <ride> quante, problema, quante eh. proprietà ho? Cioè, Poi ho qua il chioschetto delle missioni eh. la zona degli animali allora, magici il campione, pub tutta ricchezza è il momento di mettere l'imu eh, non mi pare esagerato a me, questo già eh beh, bisogna scusi, pagare queste a tasse a sette proprietà iniziamo a tassare. no ma è per far capire quanto sono ricco in realtà io è cioè, eh, qua... una moneta d'oro l'episodio a chi devo tassarla scusa questa... al sindaco poi gli li <ride> non mi pare proprio un metodo ottimo, Steph eh. Eh, Però, beh, beh, aspetta ottimo, Ma io te l'ho mostrato il drago? Sì Ah, ok, sì. meno male L'avamo visto, sì sì, sì, sì Un po' di tempo sì, fa sì, sì, Ah, ok, meno male, meno sì. male Almeno che non fosse qualche altro draghetto No, però no, no Per ora abbiamo il draghetto Sì, Voleva esatto flexare. esatto. Perfetto Andiamo a farmare Flexeremo Grazie Una cosa noi dopo Va bene, dai E rosichera. Ciao, ciao, ciao Così quasi, però, ora Potremmo andare anche da Carly Che è qua in giro Carly Sei in giro, vediamo Perché vorrei comprare qualche che trappola da lei che non ho comprato ultimamente perché ne ha fatte veramente tante. Mi sono piaciute tantissimo. L'unico problema è che quelle arciere, a ah, saper tornare, ottimo. Quelle arciere attaccavano i miei animali magici, quindi quelle non vorrei comprarle. Ma altre trappole da mettere nella zona in cui Marci dovrebbe sistemare, dannazione a lui. lui ho detto 3000 cose da fare, non è ancora fatta. Mezza mi arrabbierò un giorno. Però a parte gli scherzi, voglio piazzare più trappole in quella parte lì di mondo, soprattutto con quella parte con quella palla gigante sopra, che potrebbero essere molto utili. Se io torno animale un rumore molto strano, ragazzi. Provenire dal pub, ciao Carly! Buongiorno, come stai? Tutto, bene, tutto ottimo, bene, Ottimo, ottimo, Sono ottimo Sono appena uscita da una missione di grado C super difficile Oh, molto bene, molto bene, molto bene, carli. Diciamo che vedo che sei upgradata con una spada incantata, armature eh, incantate sì, eh? Brava, mi piace, mi piace Io devo fare una cosa molto importante Non ti ho ancora comprato le ultime trappole che hai fatto Ma c'è un piccolo dilemma Vorrei sapere quali trappole hai diverse da quelle arciere Perché ho un piccolo problema con quelle trappole Che poi ti spiego più avanti Dimmi tutto, vai Allora, abbiamo la trappola lanciafiamme che è nuova ed okay. è un po' costosa. Okay. Perciò eh, quanto può costare? Mi, deve, eh, mi dovete finanziare per questa. Okay. Allora costa 60, se non sbaglio. Ok, quindi se io ti compro quella più altre, magari, trappole un po' meno costose, possiamo fare quasi un 80 per un tot di trappole. Ci può stare? Eh? Cosa ne pensi? Va bene, va bene mm. si può okay, fare. Facciamo può così. Fare. Allora io ti commissiono questa trappola che mi ha appena detto. Ok, eh, al le altre non le voglio sapere, non le voglio conoscere. Voglio. Aver la sorpresa di vedere cosa, cosa mi dai, va bene? Va bene. Ok, allora va aspetta va che smonto sì. una moneta d'oro. O... Quindi io praticamente il restante ti do: eh, 20 di argento te le do in trappole. Giusto? Esatto, gli altri 20 di argento va me li dai in trappole. Quindi qua si sistemano tutto, eccoli qua: 80 d'argento per la nostra Carly. Grazie, perfetto. Mille, Marco, grazie mille, che te. Non ne rimarrai deluso Va bene, io no, assolutamente so che le trappole sono molto importanti. Quindi è importante <ride> che, <ride> che <ride> siano belle, e efficaci. Soprattutto verso quella zona che Marci mi deve ancora sistemare. Quindi grazie. Grazie Va mille, bene. Carli. Perfetto. Niente. Grazie. Ciao. 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 Allora, ragazzi. Mi Ma allora cosa? De... è Un'ottima volpe con in bocca un Bellissimo. pezzettino di slime block. Ma che schifo, poverina. Una, una slime ball. Eh, che facciamo prendono... lo a Loro prendono la prima cosa che vedono. Sì, non è che ci possiamo far tanto. Quindi, ecco qua la tua volpicina. Mi raccomando, ah, stai attento. l'abbiamo fatto. Sì. Prendila, Cara. mi raccomando, prima che poi Aspetta. scappa. Questa è una maledetta d'avviso. Eh. Vai. Vado, vai. Bravissimo. Ecco eh, la lead qua, campione. Belli. Non rubarmi un'altra lead, ti do fuoco. <ride> Perfetto. Eh, do, 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 do. Ti piace? <ride> De Marche Doraemon, Grazie, ma da Marci. Eh, ciao Marco, Ah, ciao, Mi saluti così, vado. cioè senza sentimento nulla. Si eh, come si chiamerà lei? Sai come si chiamerà la lei? Lei si chiamerà Arangina con la Aran G. Arancino? E, sai, e sai Arancino? Arancino? No! arancino. Arancino. Si chiama? Allora, ora scrivete voi Arangina con la G. Sapete Arancino, si chiamerà così? Sì. Sapete, sapete perché? <ride> perché lei farà parte di un sì. progetto gigante. E io ancora non posso fare spoiler. Ah, quindi, ah, aspetta, ah. Quindi. Ah, ok, ok, Quindi mi piace, piace, mi piace. Quindi, per quella l'arancina, grazie, allora. Marco. grazie mille, Dai. Ciao. ciao! Finalmente, ragazzi, dopo che ho fatto tutti quanti questi dialoghi, voglio mostrarvi una cosa fondamentale. Mi son preso due o tre ore per sistemare, tutta quanta la zona della vita in città. Dato che me l'avete chiesto, come notate, ho liberato completamente tutto quanto il mio zaino, tranne il bracere che dobbiamo ripiazzare. A casa di Straffere, perché gliel'abbiamo rubato un mesetto fa e nessuno se ne n'era accorto. In realtà, voi che avete visto lo shorts l'avrete visto ma loro non mi hanno detto nulla in più ho liberato e sistemato tutto quanto quello che avevo in giro per tutto il mio lotto della vita in città ho scoperto di avere cibi incredibili avevo in giro tantissimi libri incantati altri libri molto 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 importanti che potremmo magari potenzialmente vendere a Kendall nel prossimo episodio quindi grazie mille del consiglio ho freccia ovunque ero stra ricco di roba che neanche io sapevo di avere abbiamo Comunque, tutto quanto il legno prezioso che abbiamo raccolto nello scorso video, grazie a Xiao, ma non solo. Devo ancora schiudere tutte quante le uova che devo praticamente dare sia per la missione magica che anche a Kendall più avanti con il draghetto. Ma in questo momento ancora non siamo andati a controllare all'interno del pub se abbiamo clienti o meno. Là in fondo ho visto oh no, ok, è il cavallo. Ho spaventato, mi sono stato tipo posto un mob stranissimo. Abbiamo Cubi ed è Eret. È tornato il nostro Eret che ci chiede ovviamente il polar Rost e le birre. Che abbiamo tutto quanto in piani sopra. Kubi invece ci chiede 3 mele d'oro, pancake di livello 6 e anche due birre. Direi, ragazzi, andiamo a prendere tutto quanto. Il polarosso ne ho trovato giusto un pochino, uno solo, all'interno delle varie ceste. Ma ho trovato tanti sandwich, spiedini vari, pancake, ma non solo. Tanti altri cibi che erano fondamentali per noi che avevamo completamente perso. Ho lasciato qua anche la mia armatura, la prima armatura della vita in città 2, che sono molto affezionato, lo sapete ragazzi. Abbiamo anche qua la nostra prima spada, tante altre. Altre cose interessanti. Ma comunque devo prendere le birre che devo vendere. Devo prendere anche questi blocchi e lingotti che ci serviranno per craftare il pancake di livello 6. Che ho lasciato qua nel mio bellissimo zaino. Quindi, craftiamo uno. Due, tre e quattro. Ok, livello 6 completato. Dovremmo avere quindi tutto quanto l'occorrente per... Ah sì, e le mele d'oro Chi chi diamine mele crafta, nazione a me. Prendiamo qua le mele. E ce ne manca soltanto una. Quindi la possiamo craftare in questo modo. Ok, ottimo. Vendiamo quindi queste mele e il pancake per fare 32 monete di argento. E poi da Eret per fare questa di bronzo e anche le qua birre. Anche qua le birre. Molto bene, campioncini. Comunque guadagniamo qualcosina e riprendiamo anche una bella moneta d'oro, mi sembra. Infatti una moneta metà d'oro. Riusciamo a fare anche qualcosa di... Sì, anche qualcosa d'argento riusciamo a fare. Una monetina d'argento che ci riguadagniamo ora molto, molto, molto bene. Ok, adesso possiamo direttamente andare qua all'esterno perché voglio prima di tutto prendere abbastanza ferro per craftare dei nuovi mob box che tramite le due black diamond che abbiamo comprato negli scorsi giorni ragazzi, possiamo craftare. Vediamo. Prima però dobbiamo fare dei blocchi di ferro che non so se ho da qualche parte però vabbè, fa niente, ce ne facciamo giusto un pochino. E uno, due... Poi, in realtà non ci basta, ragazzi, andiamo a farne altri. Ok, 12-1-2. Si, sì, riusciamo a farne altri. Mo no, non riusciamo a farne altri. da nazione. Ora ci muoviamo altri nuggets. Vediamo se qua riusciamo a fare altri lingottini. Per fare altri blocchi. Ok, ce ne serviva solamente uno. Ora riusciamo a fare tutto quanto, è bene. E senza neanche farlo apposta questo calcolo. Quindi, così. Mi sbagliavo con il crafting. Si fa in questo modo. Quindi in realtà riusciamo molto tranquillamente. Uno, due, uno e due e un altro. Molto bene. Altre due mob box craftate. Lasciamo un attimino tutto quanto qua all'interno del nostro inventario. Vado a prendere giusto delle mede d'oro perché se no non posso timmare gli animali magici. Perché mi servono comunque timmati. Soprattutto ora per metterli nei mob box. Poi praticamente togliamo il team per darle a Kendall oppure a chi serve all'interno della missione magica. Ma non è la cosa importante. La cosa importante in questo momento è schiudere l'uovo di Pixie, che tecnicamente si sta per schiudere molto, 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 molto bene. Che bello, ragazzi! Mi piace un sacco ma è sto rituale. Tutto quanto così infiammeggiato è bellissimo. Ok, ciao, Pixie2. Non so come chiamarti, ma ti timmo al volo io in questo modo. Almeno posso metterti all'interno di questo mob box e lasciarti per ora qua dentro. Ricordiamoci che lui servirà di grado D per la missione magica, ma è già tanto comunque averlo trovato all'interno di una missione, quindi lo possiamo lasciare direttamente qua. Ma adesso la cosa importante è schiudere anche l'uovo di Kendall. Questo però questa volta si fa schiudere direttamente con un magma block, una cosa completamente strana e diversa rispetto che al solito. Quindi noi ora abbiamo anche l'uovo e anche il drago di Kendall, Ma per timmarlo, ragazzi, per... Urca, abbiamo finito tutte quante le mele d'oro, dannazione a te! Posso metterlo nel mob box lo stesso? Non posso metterlo, da nazione. Ok, mi serve una lead. Eh, tu dove stai andando? Vieni con me, per favore. Non ci provare neanche a svolazzare in giro. Che mi servi e non... Già che non mi fai timmare, mi fai arrabbiare, eh. Però, però... Però per questo draghetto, ragazzi, per prima di darla a Kendall, passerà tanto tempo. Perché appunto bisogna potenziarlo. E sicuramente il mio drago dovrà essere sempre più potente rispetto che al drago di Kendall. Quindi dobbiamo prima potenziare per bene il nostro draghettino e portarlo avanti. Quindi, tu avrai un po' di tempo per attendere. Ma l'abbiamo legato già lì. Peccato che non l'abbia finito di teamar, ragazzi. Però abbiamo finito anche le mine d'oro. Quindi, dopo aver schiuso l'uovo del drago di Kendall, noi campioncini ci fermiamo qua. Ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!